E ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua con un bel video esclusivo che non ci hanno dato un embargo, quindi ce lo hanno letteralmente sbolognato e ci hanno detto fatelo uscire quando volete, quindi adesso sono qua con voi, lo guardo direttamente assieme a voi e vedremo di fare un po' il punto della situazione. Già qua guardando, come vi ho detto, io quello che vedo lo dico, non ho, come dire, problemi a dire se c'è qualcosa che non va, sia chiaro, perché nessuno mi ha detto cosa devo dire. Vedendo come scorla, permettetemi il termine un po' dialettale, come risponde allora al discorso tutto il comparto, sospensioni e quant'altro, e non la rigidezza intrinseca del mezzo, vedendolo su queste stradine, non so com'è dentro, magari fra un attimo ce lo mostrano, però esternamente sembra un po' strano, secondo me dovrebbe con quel peso lì un pochino di più, quasi faceva la fiancata alla macchina, comunque vabbè, e dovrebbe, secondo me, ci sta un pochino che abbia quel pseudo sobbalzo, però non è che mi convinca molto, comunque vedremo, se poi dall'interno sarà diverso l'esperienza, ritratterò questa mia idea. Qua siamo già passati al discorso serre. Beh, mi colpisce sicuramente la qualità, texture sia di piastroni che della terra, che delle piantine, dei teli qua, di copertura, di tutta la serra in sé. Toh, guarda, l'unica roba che mi dà fastidio, come mi ha sempre dato, sono i simboli, gli ad e quelle cose lì. Se no il resto qua io promuoverei veramente proprio senza nessun problema. Il mezzo sta già solcando un po' il terreno, quindi probabilmente vanno via giocando come mezzi che giocano e fanno pure video male, però tanti vengono apprezzati comunque nonostante, non so, sembrano nemmeno avere la patente, ma vabbè. E quindi, a parte la guida di chi sta guidando in questo momento, che ricordo non sono io, sarei anche all'interno cabina da un bel pezzo. Direi che forse lo fanno anche apposta per mostrarci un pochino l'effetto terreno e tutto quanto. Non è male quell'effetto, sicuramente il mezzo anche lì mi riservo un attimo di capire se e quando e come potrò dirvi come si muove. Qua il trabiccolo C3P8 qua, ed è un'offesa C3P8, e vabbè, sì, pianta secondo me veloce, però anche qua capiamoci, vabbè, che sì, la velocità probabilmente sarà un po' più lenta nella realtà, immagino, però posso capire le licenze poetiche del gioco, che un pochino si va sempre un pochino più veloce della realtà, dopo ci sono alcuni che vanno troppo, però vabbè. Piantatura già finita, pensiamo al raccolto. Qua devo apprezzare, che ho visto anche delle screenshot, secondo me la densità e la qualità del foliage, del fogliame, della texture, e quindi di tutta la parte viva, insomma, della cima della pianta, parliamoci chiaro, comunque dello stelo completo, secondo me è fatto bene. Qua si capisce poco perché continuano ad andare in giro con sto drone qua, con questa visuale, spero si fermino un attimo, però è un bel colpo d'occhio, insomma. Dopo ovvio che alcune animazioni del particle, della raccolta, probabilmente per varie performance eccetera, magari devono essere un pochino stilizzate, però quello che vedo in campo è qualcosa di interessante. I pipe come al solito un pochino troppo veloce, ma vabbè, su queste cose adesso non possiamo proprio andare a criticare, comunque si dice quello che si vede. Anche qua passiamo a un altro tipo di raccolta, una classica trebbiatura. È interessante vedere comunque il long grain rice, l'indicatore col nome, gli ad non sono cambiati tanto, sono carini quelli, mi fermo un attimo a dirvelo. Anche vabbè, l'F1 più o meno, dai, carino, dopo io preferisco senza ad, lo sapete, però vabbè, sarebbe stato bello che avessero reintrodotto il famoso PDA, il palmare lì, il nono dei tablet che c'era nell'FS 2009, che era in basso a sinistra dove c'è scritto Exclusive Premiere, ecco. Lì lo lascerei anche aperto perché sarebbe come uno che continua magari a guardare il tablet, eccetera, ci starebbe. Invece gli ad così anonimi anche no.
qua che dire, le animazioni sono interessanti, il modello molto bello. Qua vediamo un altro particolare di sto John Deere qua che va in campo, che ha sempre questa vibrazione un po' strana, però qua può essere il campo, può essere che lui è snodato. Anche qua mi sembra un po' eccessiva perché quel retrotreno lì dovrebbe abbastanza avere una sua massa importante e non traballare così. Mi sembra un po' tanto, questo lo noto e mi sento di dirlo. Poi ripeto, non so com'è l'esperienza dentro, perché se per caso uno lo guida quando avrò piacere di portarlo in anteprima, eccetera, magari l'esperienza è differente. E vi ricordo sempre il mio codice partner e vi ricordo sempre il mio grazie per chi lo ha fatto e chi lo farà. Detto questo, vabbè, passiamo appunto a vedere l'Oxbow che gli ha fatto anche qua il filo proprio al mezzo, è stato bravo, ma troppo. Vediamo la parte di scarico che secondo me è interessantissima dal punto di vista del mezzo, che è veramente fatto bene qualitativamente. Poi lì dentro vedete c'è sempre il solito un po' di muro e lo scarico, sì, dai, siamo ai livelli del 22 qua, sì, ma lo capisco, lo approvo, non ho una critica da fare perché insomma alla fine è un'animazione. Ci sta, insomma, preferisco che abbiano puntato su altro. Qua già sullo sfondo vediamo alberi e quant'altro, oltre che questa McDonald's che è pronta qua sul campo. E volevo soffermarmi più che altro sul discorso. Beh, qua è partito col GPS, se avete sentito. Si vede anche la traccia. Io spero si possa togliere perché già la odio, veramente. Però sicuramente si potrà, oppure ci sarà a livello iniziale, probabilmente per determinare A e B, credo, ma vedo che continua ad andare avanti, quindi probabilmente non sparirà ora, però ci sarà sicuramente maniera o ci sarà qualcuno che si inventa la mod di GPS track visibility, me la immagino già. Comunque, vabbè, do per dire discorso vegetazione intanto, perché la McDonald's sinceramente mi interessa poco. Già mi interessa di più questo Massey, bel sound e bel quel che vedo di come pista. Interessante questa cosa, velocissimamente sulla vegetazione c'è chi dice ah sono gli stessi alberi del 22, gran ballone questi ragazzi miei, aprite gli occhi e tiratevi via le fette di salame, perché l'ho sentito più di una volta e secondo me sono critiche gratuite, si può criticare su altro, sono convinto, ma che gli alberi siano come il 22 la vedo molto dura, vuol dire che non avete giocato al 22 forse o sparate cose, vabbè. Interessante questa combo, tra l'altro dovrebbe essere, non vorrei dire stupidate, ma sono convinto che sia una seminatrice su sodo con un mega telaio, addirittura cingolata dietro per pestare meno. Tra l'altro sta seminando frumento e poi stava anche fertilizzando al contempo. Il Sennebogen visto nell'altro trailer, che me la immaginavo veramente che fosse quello con la cabina che si alza, molto utile, molto comodo. Qua lo vedo sparato, cioè lo vedo proprio con una dinamica, con un'accelerazione forse esagerata. La fisica delle balle raccolta in quella maniera mi lascia sperare poco, però devo anche essere sincero, nel 22 la fisica non è che faceva pietà, per carità, era migliorabile sicuramente, però credetemi, e chi lo sa, chi ci ha lavorato, sa che non era pietosa, diciamo, quindi siamo capiti, insomma, poteva essere meglio, potrà, mi auguro, essere meglio, però siamo arrivati comunque a un buon livello. Qua bello sentire i versi dei vitellini, basta me l'hanno già buttati via, quindi niente. Qua vediamo queste tracce che ci lascia in questo campo che sono importanti, probabilmente il campo risente magari che era bagnato o di un'altra lavorazione, perché non penso che lo sfondamento sia uguale per tutti, almeno credo, almeno spero. Non sono male a vedersi, abbiamo già detto che si cancellano una volta che uscite dal gioco per problemi legati alle performance. Qua adesso vanno a seminare e le tracce, diciamo, vengono più o meno spianate. Ci sta, ho letto che, ma sì, ci si dovrebbero vedere. Insomma, però vengono comunque al 90% spianate se passi con la lavorazione. Sì, potresti vedere magari una leggera depressione, ma adesso cerchiamo veramente il pelo nell'uovo. Ed è anche finito su questo tornado qua, come cattura con questo Steiger che andava a fare qualcosa, quindi questo era praticamente un work in progress, quindi vi dicono che il materiale non è quello finale, non si allontanerà, non si discosterà molto da quello che sarà realmente il gioco, però
Intanto, secondo me, io sono sempre convinto che abbiamo visto belle cose, belle novità, i passi sono stati fatti, magari non sono da Giants, nel senso non sono passi magari da gigante, però insomma è un bello scalino, secondo me è più lo scalino da questo 22 al 25 che non dal 19 al 22, quindi è giustificato, insomma l'attesa è giustificata, tante cose sono giustificate, quindi ripeto. Non è il mio giudizio finale perché finché non lo provo non posso, cioè, però è il giudizio di quello che ho visto, quello che ho visto e sentito. Ditemi la vostra, ovviamente fai bravi, cari miei ragazzi, ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!